esperto di divulgazione ormai da anni e che ha accettato il nostro invito. Lo ringraziamo per questo e ci parlerà di fabbriche e conti, di topologia e topi, la matematica dei fumetti Disney. Ringrazio Chiara per l'invito, sono contento di essere qui, anche se il viaggio è decisamente lungo, non mi ricordo mai, tutte le volte che vengo da queste parti non mi ricordo mai quanto è lunga la Puglia, una volta che sono arrivato a Foggia penso è fatta invece, tempo. Innanzitutto voglio spiegarvi il titolo, immagino che abbiate colto tutti la citazione, sapete dov'è che viene detto di fabbriche e ponti, di topologie e topi? Alice nel Paese delle Meraviglie, scritta da Lewis Carroll, che è un matematico, è un logico per essere precisi, con il suo nome vero di Charles Dodgson, viene citata a un certo punto una poesia scritta da Lewis Carroll stesso, una poesia nonsense, Il trichecco e il carpentiere, che qua vediamo in un'immagine del film della Disney. Mi piace usare questo titolo che richiama questa poesia appunto perché Alice nel Paese delle Meraviglie è un ottimo collegamento tra il mondo Disney e il mondo della matematica, grazie appunto al film e all'autore del libro. E la poesia a un certo punto dice: è giunta l'ora, Feltrichieco, ormai di chiacchierare di fabbriche e ponti, di topologie e topi. Se non ve la ricordavate esattamente così, sulla parte rossa forse ho modificato leggermente come la cosa, l'originale dovrebbe essere di cavoli e di re, almeno nella versione italiana. Nella versione inglese dice tutt'altro, appunto perché tanto è una poesia nonsense, gli possiamo far dire tutto quello che vogliamo, altri che vuole soltanto convincere le ostriche di uscire dal mare, andare nella spiaggia a farsi mangiare. Come ha detto Chiara, io sono un geometra e quindi voglio iniziare ricordando una frase famosa di Enrico Caré su che cos'è la geometria. La geometria è l'arte di ragionare bene su disegni fatti male. Se non lo conoscete, vi consiglio questo bellissimo blog in inglese, Met with Bad Drawings, che è tenuto da un laureato in matematica che ha la moglie, tra l'altro, che è una matematica professionista all'università, e che scrive un bellissimo blog divulgativo la cui linea sono dei disegni brutti, dei disegni fatti male, dei disegni che lui stesso confessa in realtà sono fatti al meglio delle sue capacità, ma meglio di così non sa disegnare. Perché la geometria è l'arte di ragionare bene su disegni fatti male? Sicuramente pare che noi geometri siamo selezionati geneticamente, io di sicuro, ma molti altri che ho conosciuto, per disegnare male. Siamo bravissimi a disegnare male. Perché siamo così bravi a disegnare male o perché è vantaggioso per un geometra disegnare male? Il punto è uno molto semplice. In realtà nel mondo fisico, nella vita di tutti i giorni, gli oggetti geometrici non esistono. Gli oggetti geometrici vivono soltanto in un mondo delle idee puramente astratto, in un mondo matematico. E tutto quello che vediamo nell'altura può assomigliare agli oggetti geometrici, le cose che sono qua sul pavimento possono sembrare dei quadrati, ma non sono dei quadrati, sono delle cose che ci ricordano l'idea del quadrato. Il punto è che se io so che disegno male, di sicuro non mi faccio ingannare dal disegno, so che il disegno non rappresenta minimamente bene quello che succede, ma se invece so disegnare bene, rischio di farmi confondere, di vedere delle cose nel disegno che in realtà non ci sono. Questo è ancora più vero per chi come me fa delle cose di geometria che non molti che non sono matematici classificherebbero come geometria. Io mi occupo di geometria complessa e quindi faccio cose in spazi che hanno dimensione pari e solitamente almeno 4, anzi tranne in un caso avevano sempre dimensione almeno 6, se no le cose non funzionavano. Tutte le volte che faccio dei disegni che sono su un foglio bidimensionale mi faccio puntualmente ingannare da proprietà che valgono in due dimensioni ma non valgono neppure in tre, figuriamoci in 6, 8 o 12. Quindi è molto importante saper disegnare male e ricordarsi tutte le volte che i disegni non rappresentano quello che succede davvero. La parte importante ovviamente è ragionare bene. In matematica e in geometria il punto fondamentale è la dimostrazione. Una cosa è vera perché la so dimostrare, non perché il disegno mi sembra dire che succede questa cosa. Quindi sono d'accordissimo con la frase di Henri Poincaré, ma voglio aggiungere una piccola nota per correggerla. La geometria è l'arte di ragionare bene su disegni fatti male, fin tanto che non trovi qualcuno che sa disegnare bene al posto tuo.
A me questo è successo perché ho avuto modo di collaborare con Marco Mazzarello, un disegnatore Disney, per una storia Disney di cui parlerò più avanti, e devo dire che per come disegna bene non mi dispiacerebbe che mi facesse anche qualche disegno per i miei articoli di ricerca veri e propri, perché in una quindicina, ventina di articoli di ricerca che ho fatto ho messo un solo disegno che ho faticato tantissimo a fare, ma qualcuno in più forse non ci starebbe male, se li facesse qualcun altro. Bene, ma prima di andare a vedere esattamente la matematica nel fumetto Disney, se parlo di matematica e fumetto non posso evitare di citare Marco Abate, che è un geometra come me, di Pisa, che è stato uno dei primi a parlare di matematica e fumetti in Italia, anzi è stato autore di è sceneggiatore di vari fumetti ed ha sceneggiato completamente due fumetti decisamente importanti, un numero di Martin Mistero e un numero di Lazarus Led con storia a tema matematico. Quello di Martin Mistero si intitola La formula di Ramanujan ed è sul matematico indiano. Bene, Marco Abate, oltre ad aver scritto, ha ragionato su qual è, su come la matematica compare nel fumetto, ma potremmo dire molto più in generale quali sono i modi in cui si usa la matematica in qualunque forma artistica, comunicativa, ovvero come si può usare in un fumetto, come si può usare in un romanzo, come si può usare in un film, o in un telefilm, o in un cartone animato. Bene, secondo Marco Abate, i tre principali approcci all'uso della matematica nel fumetto sono l'approccio biografico, in cui fondamentalmente si racconta la vita di un matematico, la storia di un matematico, i matematici anche se non sempre sono delle persone, hanno la loro vita e quindi si può sfruttare e raccontare la storia di una persona, di un matematico. Purtroppo molto spesso per raccontare queste storie funzionano i matematici che hanno qualche età mentale, sono un po' matti, che sono morti suicidi, che sono scomparsi in circostanze misteriose, che prendevano droghe, che vedevano gli alieni, eccetera, eccetera. Perché appunto la storia funziona meglio così, se si prende il matematico che fa la vita noiosa tutti i giorni d'ufficio, rende un pochino meno bene. Oppure si può raccontare, questo è un pochino più interessante, la vita di un teorema, la vita di un'idea matematica. Nel corso dei secoli solitamente viene raccontata attraverso le vite dei matematici che hanno provato a portare avanti quell'idea, a dimostrare le cose. Comunque, fondamentalmente qua la matematica c'entra di sfuggita o anche un pochettino in maniera più decisa, perché si sta raccontando la vita di qualcuno che ha a che fare con la matematica nella sua vita di tutti i giorni. E la storia c'è già, perché è la storia della persona di cui si parla. Poi c'è l'approccio simbolico, che è quello più deleterio dal punto di vista di un matematico, che vuole che la matematica abbia una buona immagine nella società, che vorrebbe avere un modo per divulgare la matematica, per usare degli strumenti comunicativi per fare della buona didattica della matematica. E l'approccio simbolico di solito è quando si usa semplicemente i simboli della matematica per comunicare delle impressioni, per comunicare delle idee, non necessariamente, anzi molto spesso assolutamente non, per essere precisi e utilizzare davvero la matematica. Basta che ci sia del nonsense matematico, se serve una lavagna con dei simboli va benissimo, questa che è una lezione di fisica, immagino da quello che c'è scritto, ma va benissimo anche se i simboli non avessero assolutamente nessun significato. Su questo voglio fare un esempio sul nonsense matematico che non è tratto dal fumetto, poi vedremo degli esempi tratti dai fumetti Disney, ma è tratto da un film, perché secondo me rende molto bene l'idea, anche perché l'originale inglese aveva senso, la traduzione italiana non ce l'ha. Il film è Spider-Man. Nel primo Spider-Man a un certo punto si vede un'aula, potrebbe essere questa in realtà, è un'aula molto più grande, con delle lavagnone molto grandi, nel corso di una lezione. Probabilmente è un'esercitazione, da quello che c'è scritto alla lavagna, è un'esercitazione del corso che tengo io e i miei ingegneri, cioè Geometria 1, è un'esercitazione di algebra lineare. Ci sono varie matrici, ci sono funzioni, ci sono dei vettori. A un certo punto l'esercitatore si rivolge alla platea e fa una domanda che non ha assolutamente senso, ovvero chiede: qualcuno di voi sa trovare i valori di Eigen di questa matrice? Ecco, i matematici in sala, traducete di nuovo in inglese e poi ritraducete in italiano e scoprite che gli Eigen values sono autovalori in italiano. Ma va benissimo, tanto in realtà non interessa niente a nessuno che quella frase che dica abbia senso, anzi in realtà in un film valori di Eigen suona molto meglio di autovalori, che sembra una cosa più normale. Valori di Eigen sembra una cosa esotica, una cosa strana, esattamente come i simboli che ci sono sulla lavagna.
Quindi in realtà serve semplicemente per dare delle sensazioni, per comunicare un qualcosa. E molto spesso vedremo le sensazioni che si cercano di dare quando si usa il nonsense matematico sono delle sensazioni negative, quindi in realtà è una cosa che dovremmo combattere come matematici. E infine c'è quello che invece dovrebbe piacere di più a noi come matematici, ovvero l'approccio strutturale. La matematica è il cuore della storia. Se tolgo la matematica, crolla la storia. Tutto non ha più senso. Perde di significato o perde molto di significato. Bene, vedremo qualche esempio. Inizio da qualche esempio della storia del fumetto Disney. La storia del fumetto Disney è molto molto lunga. Topolino come personaggio è nato più di 91 anni fa. Il settimanale italiano che porta il suo nome nella formato attuale ha comunque più di 70 anni. In tutto il mondo sono state scritte ormai oltre 150.000 storie della Disney e ovviamente la matematica compare in molte di queste. Io semplicemente faccio degli esempi per chiarire un po' questi aspetti. Bene, vediamo un esempio dell'approccio biografico tratto dalla storia pillole di piccola matematica di Longivati. Le foto sono fatte male perché le ho fatte male io, oltre a disegnare male faccio anche male le fotografie. E in questa storia viene raccontata una vera leggenda, le leggende non è che siano mai sempre troppo vere, però nel senso una leggenda esistente davvero, su una matematica indiana di nome Lilivati. Lilivati è passata alla storia semplicemente perché Lilivati è il nome di un libro di aritmetica del matematico indiano Bhaskara, che era suo padre, ed è interessante la storia, la leggenda che si lega dietro al fatto che questo libro ha il suo nome. Fondamentalmente Lilivati, che era anche lei un astronomo, un'astrologa, una matematica come il padre, era un po' una tuttologa della scienza e delle arti oscure anche, voleva sposarsi. Il padre le fa un oroscopo, fa un oroscopo a lei, un oroscopo al marito e stabilisce che le stelle dicono che o il matrimonio accade esattamente in un giorno e un'ora precisa oppure il marito morirà poco dopo il matrimonio. Allora viene preparato tutto, viene messa una grandissima clessidra ad acqua che con lo scorrere dell'acqua mostrerà il momento più propizio per sposarsi, ma si stacca un orecchino di perla a Lilivati, finisce nella clessidra, ostruisce leggermente l'acqua, l'acqua defluisce più lentamente, il matrimonio avviene in ritardo e il marito morirà poco dopo. Lilivati rimane disperata, ma il padre, per consolarla, le dedica questo trattato di matrimonio. Beh, qua nella storia la leggenda viene narrata due volte, ovviamente in modo diverso rispetto a come è la leggenda classica, anche perché nei fumetti Disney non muore mai nessuno, la morte è il grande assente dei fumetti Disney. Prima viene narrata mentre Brigitta cerca di studiare un po' di economia e di matematica per compiacere Paperone, per cercare di conquistare il suo cuore attraverso questi mezzi, si imbatte nella leggenda di Nenevati, che anche lei, esattamente come la leggenda che vi ho raccontato prima, succede tutto come prima, soltanto che poi non può sposarsi perché doveva sposarsi esattamente quel giorno e il matrimonio non si celebra, quindi viene rovinato l'amore, Brigitta si arrabbia contro la matematica che divide le persone e a quel punto arriva Picco che le racconta la leggenda di una sua antenata, Brigivati, che invece è riuscita a sposarsi grazie alla matematica. Succede tutto in maniera più o meno simile, il fatto è che Brigivati riesce a imbrogliare il Paperone dell'epoca, uno sceicco indiano, e a costringerla a sposarla, ma Paperone dice dobbiamo sposarci però esattamente un certo giorno, durante quel giorno l'ora viene decisa dalla clessidra, eccetera, eccetera, e poi fa ostruire da una perla apposta la clessidra. Brigivati se ne accorge e qua la vediamo mentre sta calcolando quanto aceto deve mettere nell'acqua della clessidra per sciogliere in tempo la perla. Ecco, qua è l'unico momento della storia in cui, vabbè, ovviamente ogni tanto viene detto matematica, eccetera, eccetera, in cui viene citato attivamente il fatto che è una matematica, cioè sta facendo dei conti. L'idea comune delle persone è che i matematici fanno i conti, infatti ci fanno sempre dividere il conto al ristorante, anche se in realtà siamo bravissimi a dire vabbè, il conto è questo, guarda, siamo in 7, congruo a 3 modulo 7 non lo posso dividere. Questo siamo bravissimi a farlo. Poi dire circa quanto dobbiamo sborsare a testa è più complicato e non riusciamo di solito. Comunque nell'idea comune i matematici sono bravi a fare i conti e qua è quello che fa. In realtà a me verrebbe da dire che probabilmente dei conti del genere, sapere quanto aceto devo mettere dentro, è più bravo a farlo un chimico o un biologo piuttosto che un matematico. Io non avrei la più pallida idea da dove partire.
comunque lei è una matematica, perché nella storia, nella leggenda, Lili Vati era una matematica, e quindi compare questa cosa. È puramente un raccontare una storia in cui per caso il protagonista è un matematico. Ovviamente in realtà sulla matematica indiana ci sarebbe moltissimo da dire, uno potrebbe dire anche delle cose significative. Ora, un esempio di approccio simbolico, esattamente l'approccio simbolico negativo, una storia intitolata Paperino e l'antipatica matematica, dove l'antipatica matematica è proprio la materia, non una persona. In questa storia ci sono qui qua, che nelle storie dei paperi variano molto la loro età, a volte sono dei bambini dell'asilo, possono essere degli adolescenti. In questo caso erano dei ragazzi dei primi anni delle superiori, probabilmente prima o seconda superiore, vedendo cosa studiano. Sono alle prese con la geometria euclidea, hanno delle grosse difficoltà nei loro compiti e non ci si raccapezzano. Qua li vediamo all'inizio della storia mentre leggono un problema. Ora ve lo leggo, vediamo se sapete farlo. Sentite qua che roba: calcolare il volume di un poliedro inscritto in un tetraedro che ha per vertice le intersezioni delle bisecanti tangenti di una sfera che... Ora, dovrebbe essere chiaro a tutti che questo problema sembra non avere senso, questo problema non ha senso per un sacco di motivi, è molto bello perché localmente tutto ha senso, però se lo leggi tutto assieme perde il senso. Intanto queste cose sono bisecanti o sono tangenti? Dove sono bisecanti? A cosa sono tangenti? Eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di cose che restano nel vago. E non è perché manca un pezzo del testo, perché sicuro è semplicemente che vuole comunicare la totale assenza di senso. Questo è il punto fondamentale. La matematica, come viene vista purtroppo da molti, è la totale assenza di senso, è soltanto una tortura. Questo è quello che si vuole far passare. Paperino non li può aiutare perché non ne sa niente di matematica, ma è molto peggio dei nipotini, ma per fortuna Paperino ha un'amica, la professoressa Millimetric, che può dare delle ripetizioni ai nipotini. Paperino ovviamente non vuole neanche vederla perché, come è noto, tutte le professoresse di matematica sono brutte, vecchie e gobbe, e invece poi per caso sente che ha una voce suadente, non da vecchia cornacchia, allora va a vedere e scopre che è anche carina. E allora decide di confessarle che ha sempre amato la matematica, ma purtroppo non ha potuto studiare, insomma, fa un po' il piacione. Millimetri, che amica di Paperina, decide di dargli corda e di fargli avere la giusta lezione. La giusta lezione consiste nel: vabbè, ti piace tanto la matematica, non ti preoccupare, te la spiego io. E seguono 2-3 settimane di tortura in cui gli fa studiare di tutto e di più, gli fa comprare una lavagna che si porta a casa, e qua vediamo Paperino, dopo 2 settimane di cura, che scrive alla lavagna: risolvere l'equazione x meno 2 diviso x al quadrato meno 3x più 2 più eccetera eccetera. Una di quelle equazioni che chiunque di noi ha visto e ha fatto a pacchi in prima e seconda superiore, e che erano lunghe così, che bisognava fare 3 paginate di quaderno per risolvere, arrivare alla fine e avere un risultato che invariabilmente era diverso da quello del libro, e se per caso era uguale c'erano 2 possibilità: o avevate fatto degli errori che si semplificavano, oppure avevate copiato il risultato alla fine, sperando che nessuno se ne accorgesse, e che sicuramente erano totalmente prive di senso. Non è che riuscivamo davvero a imparare le cose facendo queste cose. Ecco, la matematica, immagina la matematica come tortura totale. La storia va avanti, Paperino a un certo punto non ce la fa più, si ricorda che è fidanzato, va da Paperino e scopre che Paperino e Millimetri sono in combutta. Scopre anche di aver imparato il programma di 5 anni delle superiori condensato in 3 settimane e quindi di poter aiutare lui in ipotini. Ecco, esattamente, questo è l'approccio simbolico che non ci piace. Inoltre, in questa storia, appunto, la matematica non ha nessun ruolo. Avrebbero potuto studiare latino, storia, geografia, arte, qualunque cosa, e sarebbe stata esattamente la stessa cosa, giusto? No, non sarebbe stata la stessa cosa. Perché purtroppo la matematica è la materia più odiata dagli studenti, non solo italiani, ma di tutto il mondo, e quindi facendo questa cosa con la matematica si comunica molto di più il fatto e l'angoscia. Moltissimi lettori tendono ad immedesimarsi con loro. Se fosse stato fatto con altre materie sarebbe successo molto meno. Questo è esattamente il dramma dell'immagine della matematica. E questo è esattamente il motivo per cui serve riuscire a comunicare un'altra immagine della matematica e magari riuscire anche a fare una didattica della matematica che dia un'immagine diversa della matematica, comunque quella che per noi matematici è la grande bellezza di questa materia. Bene, ma non è possibile solo un approccio simbolico negativo di questo tipo. Voglio fare anche un esempio di un approccio simbolico secondo me molto molto positivo, anche se non so se è voluto, sospetto di sì ma non ne sono certo.
in Donald Duck from Duck to Lillehammer, che è una storia di Don Rosa, succede la seguente cosa. Prima voglio dirvi un attimo due parole su chi è Don Rosa e sul perché sospetto che questa cosa sia voluta. Don Rosa è un ingegnere civile americano, è un ingegnere civile che si è laureato in ingegneria civile, ha fondato la sua ditta di famiglia, ha iniziato a lavorare come ingegnere civile, ma era un grande fan dei paperi di Karl Barks. E a un certo punto decide di scrivere una sua storia a fumetti con i paperi, la manda a una rivista e gli viene pubblicata davvero. La storia di Roperone il figlio del sole piace moltissimo e quindi gliene iniziano a chiedere altre. Inizia a produrne sempre di più, fatto sta che nel giro di 2 anni chiude la sua ditta di ingegneria civile e si trasforma in uno sceneggiatore e disegnatore a tempo pieno. Diventerà uno degli sceneggiatori più famosi del periodo. È appena uscita in Italia la sua opera Omnia, tra l'altro. Bene, cosa succede? Cosa fa Don Rosa di molto particolare? Don Rosa aveva una formazione scientifica di tipo ingegneristico e quindi è molto fissato con la scienza. In realtà era fissato un po' con tutto. Tutte le sue storie sono piene di particolari totalmente realistici. Doveva scrivere una storia che parlava di un tesoro Maya, studiava per mesi i Maya per capire come ambientare bene, come fare bene i disegni, come dire cose corrette. Tutta la parte scientifica lui la conosceva già dalla sua cultura ingegneristica e quindi tutto quello che metteva all'interno della sua storia era scientificamente corretto, con i limiti di essere in un fumetto. Inventava una colla, un solvente che poteva sciogliere qualunque cosa, ma poi le conseguenze erano tutte coerenti con questa con quest'idea iniziale. C'era Amelia che faceva una magia e cambiava la direzione del campo gravitazionale, ma poi succedeva tutto in maniera perfettamente coerente e così via. Bene, in questa storia, che è dedicata alle Olimpiadi Invernali di Lillehammer, a Paperopoli c'è un grande concorso per decidere chi deve rappresentare la città alle Olimpiadi Invernali. Si presenta anche Gastone, allora si ritirano tutti perché pensano che lui sia fortunatissimo, l'unico che partecipa è anche Paperino, che in realtà è molto bravo ma molto sfortunato. In una delle gare, la gara di pattinaggio artistico, Gastone non sa neanche stare in piedi sui pattini, ma casualmente prima un pesce aveva ingoiato una calamita e nuotando sotto il laghetto porta Gastone a spasso con il pattino per tutto il campo di gara e gli fa disegnare questa radice quadrata di 81, che ora io non sono molto esperto col pattinaggio artistico, ma penso non sia esattamente facile da fare con i piedi. Paperino subito dopo pattina e con la sua abilità riesce a disegnare il teorema fondamentale del calcolo integrale, l'integrale da b ad a di f' di x è uguale a f di a meno f di b, che sicuramente è molto più difficile da disegnare, ma la cosa secondo me fenomenale è il fatto, a parte il fatto che si è dimenticato un dx ma è un ingegnere, la cosa veramente fondamentale è il fatto che sì, questo è più facile da disegnare, questo è più difficile, ma soprattutto c'è un'ampia differenza di difficoltà nei concetti matematici. La radice quadrata di 81, oltre ad essere un concetto che a parte il simbolo era già noto benissimo in epoca araba, nel 1200, nel 1100, e viene studiato attualmente negli anni delle medie, mentre il teorema fondamentale del calcolo integrale, oltre ad essere un concetto del 1700, è una cosa che viene attualmente studiata al quinto anno delle superiori in Italia e negli Stati Uniti, che è l'ambiente in cui viveva Don Rosa, addirittura nel primo anno dell'università. Quindi, oltre a questa differenza di difficoltà grafica, c'è anche una differenza notevole di concetto matematico che c'è alle spalle. Penso fosse voluta, però non lo so. Non lo so perché nell'Omnia di Don Rosa su questa formula passa il tempo a lamentarsi che purtroppo quando ha fatto la prima versione a posto di questo meno ha scritto un uguale, perché quando è ripassata Tina si è sbagliato e quindi si è disperato per pagine e pagine su questa cosa. Il DX non l'ha sfiorato, ovviamente. Bene, vediamo ora un approccio strutturale. Queste in realtà sono tutte storie fatte in modo matematici, quindi in realtà questo è un approccio strutturale che sto tirando io un po' di approccio strutturale, ma in realtà in parte è vero, secondo me, perché Guido Martina, un famoso autore italiano degli anni 60 e 70 di storia Disney, ha studiato lettere all'università, ma perché l'hanno obbligato i genitori. Lui avrebbe voluto studiare ingegneria, sicuramente aveva dei grandi interessi di tipo scientifico. In effetti, molte delle sue storie che ho guardato hanno in realtà
mostrano il fatto che c'è una comunanza tra gli interessi scientifici e letterari, cioè ci sono delle storie in cui il punto chiave della storia in realtà è una cosa che è una leggenda classica, una storia classica, una parodia di un testo letterario, ma con anche un tema che ha a che fare con la matematica o con la storia della matematica. Bene, ho scelto questa perché mi piace molto il problema di cui parla, anche se forse non è così chiaro se Martina avesse in testa quel problema davvero, e anche perché sono qua Lecce, secondo me è fondamentale che ne parli, poi vedremo partire nella prossima slide. Bene, in questa storia Zio Paperone il tredicesimo invitato, qui qua svelano a Paperone un trucco che ha usato la regina Didone, che per quanta astuzia Bidonato Re avrebbe dovuto essere chiamata Bidone, dice Paperone. Cosa succede? Qual è la leggenda della regina Didone? La regina Didone arriva sulle sponde dell'Africa, vuole fondare Cartagine, chiede al re locale il permesso di poter fondare una sua città, e il re le dice: sì, potrai fondare una tua città con tutto quello che circonderai con questa pelle di bue, e gli butta una pelle di bue proprio a spregio, perché una pelle di bue non è che contiene tanto spazio per costruire una città. Ma Didone era molto astuta, taglia la pelle di bue a striscioline molto sottile, come fanno qui qua più avanti nella storia, quando Paperone userà il trucco per bidonare Roca, che prende un grosso campo di petrolio, e una volta che ha questa pelle di bue tagliata a striscioline sottili, le lega una con l'altra, forma una corda lunghissima e circonda un'ampia area su cui poi fonderà Cartagine. Bene, questo cosa c'entra con la matematica? C'entra moltissimo perché questa leggenda, il problema di Didone, è la nascita di un'area molto feconda della matematica, che è il problema isoperimetrico. Immaginiamo ora di avere uno spago, una corda di una certa lunghezza fissata, quella che ha costruito Didone. Una volta che abbiamo questo, come circondiamo la zona più ampia possibile dove costruire la nostra città? Beh, la risposta dovrebbe essere abbastanza ovvia, ci sono troppi matematici in sala, quindi non lo chiedo all'audience perché lo sapete. Se fissiamo il perimetro, l'area più vasta che posso circondare è un cerchio. Qua a Cartagine riesco a fare un po' di meglio perché ho un lato che confina col mare, lì non devo usare la corda. Quello che posso fare meglio è il cerchio, che è una cosa che è abbastanza naturale, così naturale, così ovvia, che il problema era noto da epoca classica, che il primo passo verso la soluzione è stato fatto nel 1800 da Steiner, che dimostra una cosa molto singolare: se la soluzione esiste, allora è il cerchio la soluzione. Questa è una cosa tipica dei matematici, cioè dimostrare che la soluzione esiste è una cosa e dimostrare qual è la soluzione se esiste è un'altra, e molto spesso queste due cose non si parlano, può sembrare strano, ma è proprio così. E tra l'altro questa parte che oggi chiamiamo elementare, il povero Steiner ci ha fatto fatica per farlo, ma molto spesso è così nella storia della matematica. I problemi sono complicati perché uno non sa come risolverlo, poi si risolvono, poi man mano la soluzione diventa più semplice, a un certo punto la soluzione diventa così semplice che comincerà a capirla, che non se ne sono accorti prima. No? Però prima la devi trovare la soluzione, non solo quella semplice, ma anche una qualsiasi, ed è difficile. Bene, una soluzione molto semplice alla portata anche di studenti delle superiori, i primi due anni delle superiori sicuramente, è riportata sul bellissimo blog di Roberto Zanasi, Gli studenti di oggi. Basta che andate su Gli studenti di oggi e cercate il problema di Didone, cioè, ci sono quattro puntate in cui viene raccontato tutto. Bene, quindi il primo passo viene fatto da Steiner, se c'è la soluzione è il cerchio. Il secondo passo viene fatto da Ennio De Giorgi, ed è questo il motivo per cui sono contento di dirlo qua oggi. Ennio De Giorgi negli anni 50, direi nel 1954, ma non vorrei sbagliare, dimostra che la soluzione esiste. E quindi, dato che Steiner ci ha detto che se esisteva era il cerchio, la soluzione è il cerchio. Bravo De Giorgi che ci ha detto una cosa che si poteva immaginare più dritta. Però non era affatto facile, la sua dimostrazione non è affatto elementare. Magari prima o poi si arriverà a una elementare. Cosa c'entrano le altre immagini? Le altre immagini c'entrano per vari motivi. Qua in basso vediamo Alessio Figalli, che è balzato agli onori delle cronache perché è stato il secondo matematico a vincere la medaglia Fields, il premio più importante della matematica, e l'ha vinta nel 2018 facendo delle ricerche su teoria del trasporto ottimale e teoria isoperimetrica, cioè cose collegate a questo, problemi di ottimizzazione. Qua lo si vede ritratto con delle bolle di sapone che sono esattamente quelle che realizzano il problema isoperimetrico in dimensione più alta, in dimensione 3. Qual è la forma a parità di superficie che contiene l'area maggiore?
è la bolla di sapone, la sfera. E perché le bolle di sapone risolvono questo problema? Semplicemente perché quello che abbiamo quando facciamo una bolla di sapone è soffiare una certa quantità di aria dentro, ovvero creare un certo volume che viene racchiuso dalla bolla, e la bolla di sapone ha un certo tot di sapone che lo costituisce. Ora quello che succede è che dove il sapone è più sottile la bolla è più debole, quindi la bolla vorrebbe avere lo spessore massimo ovunque per essere resistente. Dove la bolla non ha una sua volontà, ma le leggi di natura pare sì. Quello che succede è che lo spessore deve essere il massimo possibile, ma il volume totale del sapone è fissato, quindi l'area occupata dal sapone deve essere la minima possibile. Quindi stiamo cercando di minimizzare l'area, fissato il volume interno, che è il problema duale, ovvero fondamentalmente lo stesso di quello che ho detto prima, massimizzare il volume tenendo fissata l'area. Qua sopra invece vediamo delle api che cercano di risolvere il problema di Didone, di nuovo il problema isoperimetrico. Cosa vogliono fare le api? Le api vogliono costruire un loro favo dove mettere il miele, e vogliono avere un favo che contenga tanto miele ma contemporaneamente usare poca cera. Cosa fanno? La cosa ideale per usare poca cera, che è il perimetro, è fare delle belle circonferenze. Le circonferenze hanno un problema, che non riescono a tassellare completamente il piano. Se mettono le circonferenze una accanto all'altra, restano dei buchi. E qual è la soluzione ottimale invece se non voglio lasciare i buchi? È usare il poligono regolare che tassella il piano più vicino possibile al cerchio, che è esattamente l'esagono regolare. E come fanno le api? Uno, a sapere che l'esagono regolare risolve questo problema, e due, a costruire gli esagoni regolari? Fanno in una maniera molto semplice: non si pongono il problema, ma si mettono dentro alle cellette e iniziano a spingere. Ogni ape in una celletta, tutte spingono, e a un certo punto, spingendo tutte, si forma esattamente questa disposizione. Ovviamente questa disposizione è molto regolare, lontano dai bordi del favo. Come sanno bene i matematici, ci sono i problemi di bordo, vicino al bordo succedono cose strane. Bene, e qua c'è un altro disegno molto particolare dove si usa di nuovo la teoria isoperimetrica. Quello lì è un distretto elettorale vicino a Boston, in Massachusetts, e succede il seguente fenomeno particolare. Supponiamo di avere un'elezione tra due candidati. Questi due candidati fanno dei sondaggi, scoprono quanta gente vota per loro, dov'è la gente che vota per loro, ma uno dei due ha un potere rispetto all'altro, ovvero può decidere qual è la forma dei distretti elettorali. Bene, se uno dei due ha il potere di decidere qual è la forma dei distretti elettorali, e ogni distretto elettorale dice voto per il blu o voto per il rosso, allora quello che ha questo potere basta che abbia il consenso di almeno leggermente più di un quarto degli elettori, mentre quasi tre quarti votano per l'altro, ed è certo di vincere. Ovviamente questo non accade, non si può sapere esattamente ogni singolo elettore come vota, ma sapendo l'etnia, l'età, il lavoro, la professione, eccetera eccetera, la classe sociale, si può avere un'idea abbastanza chiara, soprattutto poi oggi che ci sono i social e si sa cosa uno pubblica sui social, si può avere un'idea abbastanza chiara. Con un'idea abbastanza chiara non è difficile vincere anche solo con il 40% dei consensi, cioè è decisamente facile. Quindi questo è un problema, e questo problema quando si è scoperto? Si è scoperto quando Eldridge Gerry, nel 1813 mi pare, si è accorto che aveva qualche difficoltà, non era molto popolare, aveva difficoltà a essere rieletto come governatore nel Massachusetts. Allora ha pensato bene di cambiare un po' la forma dei distretti elettorali ed è riuscito a essere rieletto. Era stato preso molto in giro per la forma dei distretti elettorali che aveva fatto. Qua vediamo una vignetta del Boston Chronicle, mi pare, in cui un distretto elettorale che aveva veramente questa forma strana, gli vengono soltanto evidenziati un occhio, una lingua, le ali, ma aveva davvero questa forma, e gli artigli, e viene detto che sembra una salamandra, un animale mitologico. Bene, vince le elezioni, e da quel momento il cambiare la forma dei distretti elettorali viene chiamato gerrymandering, ovvero salamandrare un distretto come ha fatto Gerry. Bene, qual è il punto? Il punto è... Ci possiamo porre due problemi da matematici. Uno, come facciamo a capire se un politico ha salamandrato un distretto oppure no? E due, come facciamo a dividere i distretti elettorali nella maniera più equa e giusta possibile? Questo è un problema di ricerca aperto ancora oggi, che può essere affrontato in vari modi diversi. Uno è quello del problema isoperimetrico, un altro è un metodo che usa geometria finita e grafica. Bene, questo per dire che
se ne può parlare di matematica su queste cose. Bene, ma io voglio farvi vedere anche un'altra tipologia di uso della matematica. La matematica può essere utilizzata per fare delle battute, l'uso comico della matematica. Qua abbiamo una tavola, una storia di una tavola soltanto, in cui Paperone è molto perplesso perché ha sempre pensato che 8 fosse 4 più 4, ma poi Paperino gli ha detto che 8 è 5 più 3, ha sentito alla radio che in realtà per ottenere 8 bisogna sommare 6 e 2. E quindi ora non sa più qual è la cosa vera. Qua ovviamente fa ridere, Paperino ride rivolto al lettore, sfondando la quarta parete, perché ovviamente Paperone dice una cosa stupida. Paperone è famoso per dire cose stupide e quindi fa ridere su questa cosa. Ovviamente bisogna fare una vignetta del genere su un argomento elementare. Se l'avessimo fatto su un argomento più complicato, visto che il target di base dei lettori della Disney è la missione stessa di Topolino dei 7 agli 11 anni, anche se 2/3 dei lettori cadono al di fuori di questa fascia d'età e anzi 1/3 dei lettori sono adulti, devo essere capito da tutti. Ma in realtà questa vignetta può essere usata per un uso didattico, per spiegare un concetto secondo me fondamentale della matematica. Ho iniziato a interessarmi di didattica della matematica all'elementare quando mia figlia è entrata all'elementare e ho scoperto una cosa molto simpatica che però fa riflettere anche su matematica ad altri livelli. Ovvero 8 è quella che è chiamata forma normale del numero, è come lo si esprime normalmente, ma in realtà lo possiamo indicare in tanti altri modi, appunto 2 più 6 in realtà è di nuovo 8. Punto fondamentale è che solitamente una cosa è uguale solo a se stessa, A è uguale ad A e basta. Ma se mi fermo ad A è uguale ad A, non faccio matematica, non faccio praticamente nulla. Quello che è fondamentale è confondere tra loro cose che formalmente sono diverse e dichiarare che sono la stessa cosa. Ma ogni volta che dichiaro che cose diverse sono la stessa cosa o che scopro che cose diverse sono la stessa cosa, sto scoprendo delle informazioni, scopro tantissimo. Da sapere che 8 è 4 più 4 scopro che è pari, 8 è 2 alla terza scopro che è pari, ma anche che è una potenza esatta di un primo, eccetera, eccetera. Ci sono moltissime cose che posso scoprire. Per fare un esempio un po' più avanzato, se io ho un'espressione che riesco a riscrivere come una somma di quadrati, scopro che è positiva. Ma se riesco a riscriverla come una somma algebrica di numeri interi, positivi e negativi, quindi, riesco a scoprire che è un numero intero. Ma se queste due cose sono uguali alla stessa, allora so che questa cosa è un numero positivo e intero, quindi è un intero positivo, un numero naturale. Quindi, molto spesso, scoprendo cose diverse, si riesce a scoprire qualcosa di più. Questo vale a livelli anche più elevati. Vale da molti punti di vista. Può capitare che aree diverse della matematica che sembrano non avere niente in comune, si scopre che c'è un linguaggio di traduzione per passare dall'una all'altra. A questo punto tutte le cose che sono vere da una parte riesco a portarle dall'altra e viceversa. E riesco a scoprire cose molto nuove passando da un lato all'altro, anche in teorie molto molto diverse. Oppure c'è un altro aspetto, un po' diverso ma collegato, che è quello dell'uguaglianza formale. Se ho due teorie che formalmente sono uguali, anche se descrivono cose enormemente diverse, in realtà sono la stessa teoria, dicono la stessa cosa. Ad esempio, ho scoperto poco tempo fa che le equazioni che descrivono il comportamento della luce vicino a un buco nero sono le stesse equazioni, dal punto di vista formale, esattamente le stesse, di quelle che descrivono il comportamento del suono in un superfluido. Soltanto che io studiare come si comporta, fare un esperimento su come si comporta davvero la luce vicino a un buco nero non lo posso fare, invece come si comporta il suono vicino a un superfluido, riesco a farlo. E quindi, dato che le equazioni sono le stesse, faccio l'esperimento da una parte e so cosa succede dall'altro lato. Bene, a questo punto queste sono tutte era vecchia di Topolino. A un certo punto nel 2013 Roberto Natalini, che è un matematico del CNR di Roma, e Andrea Plazzi, che è matematico di formazione ma in realtà è un editor di fumetti, decidono di fondare la società Comics and Science per divulgare la scienza attraverso il fumetto. Dal 2013 pubblicano 2 numeri l'anno di fumetti scientifici. Qualche anno dopo 2 fumettisti del Disney vengono invitati da Andrea Plazzi e Roberto Natalini a visitare il CERN di Ginevra e decidono che è una bella idea fare dei fumetti scientifici e dicono lo facciamo anche in Topolino, e nasce Topolino Comic and Science. Da allora Artivani e l'Italiano iniziano a contattare un po' di scienziati italiani per fare delle storie ad alto contenuto scientifico. Sono uscite prima delle storie di fisica, di chimica e di biologia, e poi dal 2017 sono apparse delle storie di matematica. Per ora ne sono apparse 3 a tema matematico e parlerò
di queste tre nella mezz'oretta scarsa che mi rimane, 20 minuti, mezz'ora, ok. Bene, innanzitutto l'uso del computer. Nel 2018 Francesco Artibani, con i disegni di Valerio Ede e la collaborazione di Roberto Natalini, scrive Topolino ai numeri del futuro, in cui il dottor Marin viene mandato nel passato con la macchina del tempo a Roma negli anni 50 per vedere uno dei primi supercomputer arrivati in Italia, capire un po' com'è che funzionava, vedere l'inaugurazione di questo supercomputer all'Istituto per l'applicazione del calcolo. Non torna indietro, allora il professor Zapotec manda Topolino e Pippo a indagare, scoprono una grande congiura di matematici che hanno paura di essere sostituiti dal computer, c'è sempre la paura che i computer ci sostituiscano, e che cercano di sabotare il supercomputer, e hanno rapito Marlin perché si era accorto di questa cosa. Ci sono varie disavventure, il punto fondamentale, viene raccontato che in realtà i supercomputer avranno un grosso uso poi nella matematica, per nascere anche delle aree nuove di ricerca della matematica. È famosissimo il caso del problema dei quattro colori: quanti colori mi servono per colorare una mappa piana, un planisfero, dove le regioni di forma qualsiasi, in modo tale che due regioni a fianco abbiano colori diversi? Bene, bastano quattro. Che ne bastavano quattro era una cosa che tutti si erano accorti che funzionava, ma accorgermi che una cosa succede e vedere che è vero è un altro punto. Dei matematici negli anni 70 sono riusciti a ridurre a 5.300 casi enormi da verificare a computer, e un computer poi li ha verificati tutti. E quindi abbiamo una dimostrazione computerizzata, forse la prima dimostrazione computerizzata o una delle due. Bene, ma soprattutto con i computer nascono dei mestieri nuovi per i matematici, che sono i mestieri per cui formiamo i matematici oggi in realtà, e che vengono elencati in questa tavola finale, in cui alla fine della storia Marlin racconta a Pippo e Topolino quali sono gli utilizzi del computer e della matematica al giorno d'oggi. Grazie a macchine come la FINAC c'è il matematica ovunque, i segnali radio sono trattati da algoritmi che li comprimono per trasmetterli, poi li decomprimono ed eliminano rumori e disturbi, quindi possiamo parlare al cellulare, possiamo vedere la televisione, eccetera eccetera. Per sapere che tempo fa guardi le previsioni, che sono delle soluzioni numeriche di sistemi complessi di equazioni non lineari. Purtroppo sono delle equazioni che non si possono risolvere esattamente, dove non si possono vuol dire non siamo capaci, vuol dire si è dimostrato che c'è quella tipologia non si può risolvere esattamente, è necessario risolverla in maniera numerica approssimata e trovare degli algoritmi e dei metodi sempre migliori per avere delle soluzioni più efficienti, anche perché ci siamo accorti che c'è un altro problema che è quello che si chiama il caos. Ovvero, se ho due situazioni iniziali molto simili, le stesse equazioni portano a divergere le soluzioni. Quindi tra 15 giorni, se la situazione è quella che oggi, qua ci sarà il sole, ma se la situazione è leggermente diversa, qua nevicherà. Ed è una cosa decisamente diversa, soprattutto se poi possono essere coinvolti tornadi o eventi catastrofici. La teoria del caos è nota come quella: se una farfalla batte le ali in Brasile, allora a New York ci sarà un tornado. Cosa bisogna fare? Quindi bisogna cercare di trovare dei metodi sempre migliori per trovare queste soluzioni, per trovarle con delle approssimazioni migliori, per far sì che gli errori si propaghino meno e che quindi le previsioni del tempo valgano più a lungo. Questo è un lavoro prettamente da matematici. Poi utilizziamo motori di ricerca, usiamo degli algoritmi matematici sofisticati. Il motore di ricerca che usa Google PageRank è basato sulle cose di cui parlavo prima in Spider-Man, ovvero sull'algebra lineare. Fondamentalmente si considera ogni sito internet come fosse un'entrata della matrice, tutti i siti internet del mondo sono dell'ordine dei miliardi, e quindi abbiamo una matrice un miliardo per un miliardo, per svariati miliardi per svariati miliardi, enorme. Bisognerebbe riuscire a trovare gli autovalori e gli autovettori di questa cosa che è computazionalmente totalmente impossibile. Si cerca di approssimare questa cosa, e questa cosa come risultato dice quali sono i siti più importanti per la ricerca che hai fatto. Se avete mai provato a fare una ricerca su Google, funziona decisamente bene, però dal punto di vista matematico è molto molto complicato. C'è l'algebra lineare, che dal punto di vista matematico non è complicatissima, anche se è un argomento che si fa all'università, ma c'è un sacco di lavoro dietro. Videogiochi, la musica che ascoltiamo, eccetera eccetera. A proposito di musica, voglio raccontarvi un aneddoto sul primo iPod prodotto da
Jobs, che fa capire come noi esseri umani non siamo fatti per capire la probabilità. Ci siamo evoluti nel corso del tempo, la probabilità la capivamo, nel senso vedo una tigre con i denti a sciabola tre volte alla stessa ora che beve al fiume e smetto di andare al fiume a quell'ora. Questa è l'informazione che mi interessa, non voglio sapere se è certo davvero, se è un caso, no. L'informazione non va andare a quell'ora a bere al fiume. Bene, quindi comunque la probabilità non la capiamo tanto bene, perché non ci è servita troppo, ci è servita una versione molto approssimata della probabilità. E quello che era successo quando è stato messo sul commercio il primo iPod è stato che aveva tra le varie funzioni la funzione di riproduzione casuale delle canzoni. Ma molti hanno scritto all'iPod lamentandosi, si lamentavano perché gli capitava molto spesso di sentire due volte una canzone dello stesso autore, o addirittura due volte la stessa canzone di fila. Gli capitava di sentire tre volte canzoni dello stesso disco, di sentire quattro o anche cinque volte di fila canzoni dello stesso genere musicale. E quindi evidentemente non era casuale. In realtà, se è una riproduzione casuale, queste cose devono accadere con una certa frequenza che era esattamente quella con cui accadeva più o meno. Soltanto che questo non viene percepito come casuale. Se ascolto due volte di fila la stessa canzone non può essere casuale, certamente. Se al Super Enalotto estraggono due volte di fila gli stessi due numeri, come prima e seconda, è sicuro che hanno varato, che c'è qualcosa sotto. Cioè, abbiamo una percezione molto sbagliata della probabilità. Come ha reagito Steve Jobs e la Apple? In modo molto furbo. Non ha cercato di convincere la gente che in realtà era casuale. Ha reso meno casuale il riproduttore casuale, così la gente lo percepisce. Questo funziona molto bene. C'è una bellissima vignetta a proposito su Saturday Morning Breakfast Cereal in cui c'è una persona che dice le persone hanno una percezione totalmente sbagliata del rischio degli eventi, pensano che sia molto più facile essere mangiati da uno squalo che morire in un incidente d'auto, e quindi ho progettato un progetto per ripopolare le popolazioni di squali e per riuscire ad aiutare le popolazioni criticamente sottosqualizzate, come ad esempio la Svizzera, quindi si vedono che vengono lanciati da aerei militari degli squali su una zona montuosa, eccetera, eccetera. E l'altro gli dice: ma non sarebbe meglio educare le persone alla statistica, a capire la statistica? E questo gli risponde: hai mai incontrato le persone? È complicato. Allora Steve Jobs l'aveva capito e ha detto: ma rendiamolo meno casuale piuttosto che spiegare che è casuale davvero. Ok, bene. Altra storia che è comparsa per il ciclo è Paperone e il cavatappi quadridimensionale, in cui compare Phil Gallis, che è Alessio Figalli paperizzato, e viene raccontato qualcosa della teoria del trasporto ottimale, che è uno degli altri motivi per cui Figalli ha ricevuto la medaglia. In questa storia Phil Gallis costruisce un cavatappi quadridimensionale, che i matematici riconosceranno è una bottiglia di Klein, che è un oggetto che non ha un interno e un esterno. Nella storia questo oggetto permette di modificare la realtà vicino a dove è, ovvero far apparire una quarta dimensione. In effetti la bottiglia di Klein può essere messa soltanto in quattro dimensioni, in tre dimensioni, delle auto-intersezioni come quelle disegnate lì, e facendo questa cosa i bassotti che gli rubano l'invenzione riescono a deformare il tessuto spazio-temporale vicino al deposito, e un muro che è bidimensionale non separa più l'interno dall'esterno del deposito, esattamente come una linea su un foglio sul banco separa le due parti del banco, ma io posso saltare senza attraversare la linea e passare da una parte all'altra. Quindi riescono ad entrare nel deposito, riescono a rubargli i soldi, eccetera, eccetera. Oltre ai soldi gli rubano anche la medaglia Spitz, che è una cosa che è accaduta veramente nella cerimonia delle medaglie Fields. Un altro matematico, non ad Alessio, è stata rubata la medaglia Fields, e tra l'altro è l'unico matematico nella storia ad aver ricevuto due medaglie Fields, perché due giorni dopo che gliel'hanno rubata hanno fatto un'altra grande cerimonia per riconsegnargliene una. Qua vediamo i paperi che si muovono all'interno della quarta dimensione, e vediamo questi disegni molto strani. Loro sembrano piatti perché sono tridimensionali in uno spazio a quattro dimensioni, quindi sono come un foglio nel nostro piano, nel nostro spazio. E inoltre è tutto molto strano, con linee che vanno in tante direzioni, perché come faccio a disegnare tre dimensioni nel foglio? Due dimensioni è facile, la terza dimensione devo scegliere una direzione diversa da queste due, che nella nostra testa rappresenta una direzione ortogonale.
voglio aggiungere una quarta direzione, aggiungo un'altra direzione diversa e quella mi rappresenta la quarta direzione. Quindi queste linee vanno in tante direzioni diverse a rappresentare appunto le quattro dimensioni. Alla fine ovviamente ritrovano i soldi e Paperone è molto molto contento. Bene, vado quasi a finire e vediamo la prima storia del ciclo di matematica, che è quella a cui ho collaborato, il Paperino e Conti di Quackenberg, sempre di Francesco Attivani con il disegno di Marco Mazzarello. E la cosa particolare di questa storia è che in questa storia, che io sappia, ma l'ho detto un sacco di volte, ormai sarà la 30ª volta che faccio questo seminario, nessuno mi ha portato un controesempio, quindi è vero, ma al contrario, è l'unico caso di una storia Disney in cui compare un teorema matematico e la dimostrazione del teorema all'interno della storia. Tra l'altro è Francesco Artibani che ha insistito per mettere la dimostrazione, io ero molto titubante, lui l'ha voluta mettere, la dimostrazione l'ha scritta lui. Io gli ho spiegato le cose e poi la dimostrazione l'ha scritta lui. E non ho quasi dovuto correggerla, era scritta veramente bene, devo dire. Ok, bene, che cosa succede in questa storia? Siamo nel 1736, nel nord Europa, Quackenberg nella storia sarebbe Königsberg o Kaliningrad attuale nella realtà, in Prussia all'epoca, attualmente è un'enclave russa. E vabbè, qua si trovano, se andate su Index e cercate delle parole chiavi delle storie, trovate tutte le storie Disney che ci sono, dove sono state pubblicate, e potete avere tutte le informazioni. Index, index.org, in e Dax paperi. Bene, vediamo ora che cosa dice, cosa succede nella storia. Nella storia Paperino è un garzone, deve viaggiare in giro per la città e consegnare i biscotti e i dolci che produce nonna Strudel, ma purtroppo su tutti i ponti che collegano la città, questa qua è la mappa della città, sui ponti che collegano la città c'è una tassa di una corona di attraversamento, ovviamente messa da zio Paperone, e quindi purtroppo Paperino ha questa difficoltà enorme, si arrabbia a un certo punto, litiga con una guardia, Paperone allora gli lancia una sfida, gli dice: guarda, se tu riesci ad attraversare tutti i sette ponti passando una e una sola volta ad ogni ponte, io faccio una tariffa speciale per tutte le persone. Provate a farlo, ovviamente questo ponte è unico, queste due cose sono collegate, queste due ponti sono collegate, dovete passare da ogni ponte una e una sola volta attraversandoli tutti e sette. Siete riusciti a farlo? Qualcuno l'ha fatto? Intanto io bevo, vi do ancora 5 secondi. Non è riuscito nessuno, malissimo. Questa cosa l'ho provata a fare nella seconda elementare di mia figlia, una settimana prima che uscisse la storia, abbiamo fatto un laboratorio su questa cosa e in questo tempo che vi ho dato avevo già dovuto controllare 54 soluzioni diverse, due per ogni bambino, perché sono stati molto bravi a trovare soluzioni, sono stati molto fantasiosi, passavano fuori dalla pagina, nel foglio del cucino, passavano un po' da sotto. Il trucco, volavano. Oppure si ricordavano di passare su 4 o 5 ponti, dicevano vabbè, ma sono tutti, nuotavano nel fiume, passavano ovunque, hanno fatto qualunque cosa. Però non l'abbiamo fatto, giusto. Ok, bene, che cosa succede nella storia? Paperino inizia a cercare, molto fiducioso all'inizio, vaga in giro per la città, ma non riesce a risolverlo. Allora fa anche un po' di disavventure varie per cercare di barare, ma non riesce. Alla fine decide di rivolgersi a Eulero de Paperis, qua, che è la paperizzazione di Leonard Euler, o Leonardo Eulero, matematico svizzero nato a Basilea, che si trasferisce poi nel nord della Prussia a lavorare e poi lavorerà alla fine alla corte di San Pietroburgo, perché lui vive 25 anni della vita quando sarà quasi cieco, anzi completamente cieco alla fine. E nel periodo in cui è lì viene effettivamente contattato dal singolo da Colin Königs perché gli propone esattamente questo problema. Gli propone esattamente questo problema perché era un problema che assillava la città ed era un problema per cui erano note delle soluzioni, cioè c'erano vari svariati cittadini che avevano risolto questo problema, però tutte le soluzioni avevano una cosa in comune: tutte le soluzioni erano state trovate di notte di ritorno dalla birreria locale mentre tornavano a casa, e di giorno sotto la luce del sole sobri nessuno trovava una soluzione. Allora il sindaco propone il problema a Eulero, che il 6 aprile, mi pare, del 1736 gli risponde dicendo: è un problema di geometria elementare ma al contempo assai interessante.
e procede a fornirgli 5, 6, 7 dimostrazioni diverse di quello che poi dirà. E con quello fa nascere tutta quella che si chiama l'area della teoria dei grafi, mette i semi per far nascere la topologia. La teoria dei grafi è importantissima ancora oggi per un sacco di problemi, quello che si chiama il problema del commesso viaggiatore, il problema della colorazione del piano di quattro colori è un problema di quel tipo, per studiare come funziona il cervello, come funziona un social network, come funzionano le pagine internet, si usa esattamente quella branca della matematica che è nata grazie a questo problema. Bene, ma qua Eulerio di Papergis cosa fa? Si pone il dubbio, potrei fare due cose, potrei contare, enumerare tutti i possibili, le possibili passeggiate cosa vuol dire? Vuol dire devo passare i sette ponti uno dopo l'altro, li chiamo con dei nomi A, B, C, D, E, F, G e poi li elenco in tutti gli ordini possibili. Questi ordini possibili sono 7 fattoriale, 5040, perché ho il primo ponte lo posso scegliere in 7 modi, una volta che ho scelto il primo ho 6 scelte per il secondo, una volta che ho scelto i primi due ho 5 scelte per il terzo e così via. Sono 5040. Ora, se a me o a qualunque studente di oggi dicessero devi elencare 5040 anagrammi e poi metterti a controllare, posso fare prima il ponte A, poi B, poi C, eccetera, dici vabbè, mi arrendo. Ma all'epoca no. All'epoca calcolavano a mano le eclissi di sole, le eclissi di luna, i passaggi dei pianeti. All'epoca hanno calcolato tutte le orbite dei pianeti e si sono accorti che i pianeti non si comportavano come dovevano secondo le leggi di Newton. E hanno detto, si comporterebbero così se lì ci fosse un pianeta. Poi hanno guardato lì e lì c'era Nettuno. Quindi vuol dire che i conti li facevano, erano abituati e li facevano anche piuttosto bene. Adesso li facciamo fare ai computer. I matematici possono fare altre cose, quindi i computer hanno aiutato da questo punto di vista. Ma quello non è un vero problema. Qual è il problema? Il problema è che se facciamo questo esercizio in questo modo, poi troviamo la soluzione, troviamo un percorso che soddisfa, oppure diciamo tutti i 5040 non funzionano, ma non abbiamo imparato nulla. Una volta che ci danno una mappa diversa, dobbiamo ripartire da capo. E se i ponti per caso non sono 7 ma sono 700, le cose cambiano. Perché? Perché il fattoriale cresce velocemente. Per farvi capire quanto cresce velocemente, 5 fattoriale secondi sono 2 minuti, sono 120 secondi. Raddoppiamo, anziché 5, 10. 10 fattoriale secondi quanto sono? Non sapete? 42 giorni. È facile ricordare perché 42 è la risposta. Ok, bene. È vero, fate i conti, sono 42 giorni esatti spaccati a secondo. E cresce molto molto velocemente. 700 fattoriale, quant'è? Se avessi 700 ponti volessi usare questo metro, beh, 700 fattoriale è così tanto che se usassi un atomo del nostro universo per indicare uno dei possibili cammini non mi basterebbe tutto l'universo per indicarli tutti. E se pensassi di risolverne uno al secondo, controllare uno al secondo, non mi basterebbe tutto il tempo dell'universo per controllarli tutti. Quindi il problema è che cresce troppo veloce, quello che si chiama un problema NP in un certo senso, cioè le cose crescono in maniera troppo veloce. Non voglio passare tempo su questo perché sono già in ritardissimo, quindi dobbiamo fare qualcos'altro, dobbiamo fare quello che fanno i matematici, non guardare questo problema, ma guardare la classe dei problemi, tutti i problemi e risolverli tutti insieme in un colpo solo, capire come funzionano, capire perché, e a questo punto il gioco è fatto, ed è quello che fa Eulero ed Eulero di Papergis nella storia. Poi qua Eulero di Papergis commenta quando lo risolve che la questione era ingannevole, ma era un bel problema di geometria, la più nobile di tutte le branche della matematica. Mi dispiace per gli analisti in sala, ma se l'ha detto Eulero che ha frequentato tutte le aree della matematica, dalle più astratte alle più applicate, sicuramente è vero. E questa frase l'ha scritta Francesco Artibani, io non c'entro niente, mi sono accorto quando ho letto la storia. Bene, Eulero trova la soluzione, cosa dice? Dice che il problema è impossibile. A questo punto, bravi che non avete trovato la soluzione, non c'era. E qua Eulero poi fa una dimostrazione per assurdo, che è uno dei più bei metodi della dimostrazione dei matematici, cioè si inizia a dire, supponiamo che ci sia questo oggetto che vogliamo cercare. Poi, ragionando logicamente, si fa vedere che questo porta a qualcosa che è assurdo, a una contraddizione, a un qualcosa che è impossibile. Ma se porta delle conseguenze impossibili, vuol dire che era impossibile già la cosa di partenza. Quindi la cosa di partenza non c'è, ed era giusto quello che diceva prima. Dico solo mezza parola, perché è molto bello il motivo per cui la cosa non funziona. Dice, supponiamo di avere un cammino che parte da una sponda del fiume e arriva all'altra,
Allora che cosa succede? Beh, quello che succede è che per passare dall'isola B ti serviranno due ponti, uno per entrare e uno per uscire. Tutte le volte che passo dall'isola B mi serve un ponte per entrare e un ponte per uscire, quindi ponti a 2 a 2. E qua un Eva di Papere si invoca il famoso principio noto fin dall'elementare: chi prende a schiaffi a 2 a 2 finché diventano dispari. Gli schiaffi, se li do a 2 a 2, non diventano mai dispari, e anche i ponti. Se i ponti li attraverso 2 a 2 continuano a restare pari. Quindi tutte le zone attraversate dal percorso devono avere un numero pari di ponti. Ma è qua Paperino si mette a contare, ce ne sono 3 sopra, 3 qua, 5 qua e 3 qua. Tutte le zone non sono zone attraversate dal percorso, quindi tutte le zone non sono la zona iniziale o la zona finale, ma c'è una sola zona iniziale e una zona finale. Quale zone sono? 4. È impossibile che esista questo percorso. In realtà vale molto di più, cioè vale anche il viceversa. Il teorema completo di Eulero dimostra che se ci sono esattamente due zone che hanno un numero dispari di ponti, o 0 zone che hanno un numero dispari di ponti, allora il percorso è possibile. Ma dimostrare solo una delle due direzioni del teorema è un teorema comunque, quindi c'è un teorema ed è dimostrato. Ovviamente è dimostrata la parte facile. È dimostrata solo per il caso dei 7 ponti di Clevis, ma in realtà la dimostrazione è generale, ovviamente. Bene, dico ultimissime due parole: quali sono gli ingredienti di matematica e fumetto qua nella Disney? C'è dell'avventura. Bisogna divertirsi. Se sono 30 pagine in cui gli parlo di matematica e basta, come un libro di testo, si stufano e passano alla storia successiva, ovviamente. Quindi c'è Paperino che cerca di attraversare come un equilibrista il ponte dopo aver scagliato una freccia, ci sono Topolini tipo che si nascondono in una macchina, eccetera, eccetera, c'è suspense e tutto. C'è della comicità, un sacco di onomatopee, tipo apre la porta e dà una porta in testa al matematico. Oh, Paperino si accorge che pesa un po' troppo, si libera della gerla, viene sparato nello spazio, salvo poi ovviamente che cadere sul ponte e dover pagare la corona. E poi ci sono le battute matematiche, visto che c'è la matematica, sfruttiamola. Qua abbiamo la scena in cui Piccole Papers dice che questa nuova branca della matematica la chiamerà topologia. Questo è un falso storico, perché il nome topologia nasce 100 anni dopo, lui la chiamerà in realtà geometria situs, che viene citato comunque nella storia, e spiega a Paperino cosa vuol dire. Logos significa studio, e topos è Paperino, ci sono, topologia, lo studio dei topi. Infatti in origine mi avevano proposto di scrivere una storia di topi e topologia, ma a me piacciono i più paperi, allora se devo fare solo una storia la faccio almeno con i miei personaggi preferiti, poi magari se capiterà un'altra occasione. Qua invece Paperino, Topolino e Pippo inseguono il matematico che ha rapito Marley, e dice: c'è Pippo, che ti faccio? Non vedo l'ora di fare i conti con lui. È un matematico Pippo, sarà meglio risolverla diversamente. Qua è il giudizio dei matematici che sanno fare bene i conti, in realtà non avrebbe funzionato. E ovviamente c'è la matematica. Alla fine di questa storia di Comics and Science ci sono 4-6 pagine in cui viene spiegata la matematica, la scienza che c'è dietro la storia, viene spiegato cos'è effettivamente le cose. Cioè vi vengono raccontate le cose che vi ho raccontato io ora in maniera un po' più ridotta, una delle mie più grandi soddisfazioni è stata finire in una tesi di laurea. Hanno scritto a Firenze una tesi di laurea in scienze dell'educazione proprio intitolata Spasso per i ponti di Quackenberg, uso di un fumetto in un progetto in una quinta elementare, per come usare il fumetto e l'uso didattico e le apparizioni del fumetto in Disney. Ho scritto un articolo divulgativo sul laboratorio che faccio, che si può fare nelle classi, che si trova su MedMaths, e poi su ResearchGate trovate un articolo in inglese in cui vengono analizzati gli usi della matematica nel fumetto Disney. Grazie per l'attenzione, scusate questo.